sono molto pragmatico. E che cosa ha detto a Laura? Sì, io ho cercato soprattutto di gestire le gomme. Rivediamo quello che è successo. C'è stata un'indecisione da parte di Ivan Dominguez alla partenza e questo lo ha portato molto indietro. Sono stati, come sempre accade a Misano, attimi abbastanza caotici, perché c'è subito una curva a destra seguita da una curva a sinistra, da un'altra a destra. Si tenta sempre di entrare in tre o in quattro, ma non ci si riesce a stare e molti ne pagano le conseguenze. Questo è l'incidente di Tim Housman. Naturalmente la scocca ha retto perfettamente, le sospensioni un po' meno, ha colpito chiaramente il colpo, nessuna conseguenza. Qui Brando Badoer esce largo a causa di una manovra del proprio rivale mentre stava cercando di conquistare il terzo posto. Testa coda da parte di Guido Lucchetti, pilota toscano, non mi ricordo se sia di Lucca o di Pistoia, comunque un pilota toscano, come indica anche il cognome. E queste sono le belle lotte per le retrovie. Vedete, qui c'è Matheus Ferreira che perde l'ala anteriore, concluderà la corsa, non si ritirerà ma la concluderà in quelle condizioni con una vettura piena di sottosterzo. Adesso ci sarà una pausa di circa 30